Buongiorno amici e ben ritrovati. Oggi prepariamo un'orata al cartoccio, davvero molto semplice, veloce da realizzare, ma soprattutto buonissima e molto delicata. Acquistiamo dal pescivendolo di fiducia un'orata e ce la facciamo già pulire. La poggiamo su un foglio di carta da forno e al di sotto un foglio di stagnola. Quindi la condiamo con sale, pepe nero e olio. Da entrambi i lati. Inseriamo un po' di pepe nero e di sale anche all'interno. Inseriamo uno spicchio di aglio intero, prezzemolo quanto basta, e pomodorini tagliati a metà. Bagniamo con un filo d'olio esternamente. Avvolgiamo prima nella carta da forno e poi nella stagnola. In questo modo la stagnola non sarà a contatto con il pesce. Nel frattempo, amici, vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e se vi va lasciate un like a questo video e commentate. Grazie davvero di cuore per il vostro supporto che per me è davvero molto importante. Una volta che avremo arrotolato bene il nostro pesce all'interno della carta, lo mettiamo in una pirofila a 180 gradi per 25 minuti in forno statico preriscaldato. Dopodiché possiamo scartare il nostro cartoccio e disporre su un piatto di servizio la nostra orata. Decoriamo a piacere con pomodorini, oppure se volete potete anche decorare con delle patate. Così è un piatto davvero molto goloso, molto leggero, che piace tanto sia ai grandi che ai bambini. Una ricetta davvero buonissima, semplice e veloce da realizzare. Possiamo pensare di prepararla anche per le feste. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, supportate il canale lasciando un bel like. Grazie a tutti, vi mando un bacione, un abbraccio e vi ricordo che ieri ho già caricato su questo canale la ghirlanda natalizia. Se volete, se vi siete persi questo video, potete guardarlo, si trova nella sezione video del mio canale e vi lascerò il link anche qua giù nel box informazioni. In questi giorni arriveranno tante altre proposte per il nostro menù natalizio. Fatemi sapere se avete qualche richiesta in particolare. Un bacione e a domani con la prossima videoricetta. Ciao!